Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Nasce a Roma il 14 febbraio del 1972 un attore e regista italiano. Ha vinto 4 tappi di Donatello per La prima cosa bella di Paolo Virzì, Gli equilibristi di Ivano De Matteo, Viva la libertà di Roberto Andò e Fiore di Claudio Giovannesi. Poi il suo debutto teatrale nel 1993. E il suo primo film, diretto da Piero Natoli, è Ladri di cinema, uscito nel 1994. Nel 2005 fa il suo esordio alla regia con il cortometraggio 3,87. Nel 2010 recita In Nine di Rob Marshall con Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman e Penelope Cruz. Nel 2013 ha scritto insieme a Zero Calcare la sceneggiatura del film La profezia dell'armadillo. Nel 2015 ha prodotto il film di Claudio Caligari Non essere cattivo. Nel 2018 dirige Ride. Sempre nel 2018 è il protagonista de La linea verticale, la serie TV di Mattia Torre. Nel 2021 è doppia L'armadillo e Strappare lungo i bordi, la serie animata di Zero Calcare distribuita da Netflix. Nello stesso anno è nel cast della Terra dei figli di Claudio Cuppellini, il film tratto dall'anonimo fumetto di Gipi pubblicato da Coconino Press. Nel corso della sua carriera come attore collabora con registi come Giovanni Veronesi, Claudio Caligari, Francesca Archibucci, Daniele Vicari, Ettore Scola, Lani Moretti, Paolo Virzì, Ferzan Özpetek, Roberto Andò, Abel Ferrara e Marco Bellocchio. Interpreta Ginko nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros dal 26 gennaio al cinema con Il primo giorno della mia vita, il nuovo film diretto da Paolo Genovese, tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato da Einaudi e distribuito da Medusa. Ragazzi, do il benvenuto a Valerio Mastandrea, ma prima di questo, sigla. Ciao Valerio, ciao. Oi, come va? Ciao. Bene. Scusate, sto nella cameretta del bimbo. Perché No, va benissimo. Insomma, sembra un carcere, forse lo è. Non per lui, ma per noi, comunque. Grazie per questo curriculum, così più parlavi e più dicevo che forse era il momento di abbandonare tutto. Sì, immaginavo. Ah, questa è una roba che mi è sempre piaciuta di te. In realtà, come attore ti apprezzo un sacco, e ti apprezzo un sacco anche perché ti prendi poco sul serio. Io ho visto un momento altissimo perché pochi si ricordano di te, che è stata una magnifica asta di beneficenza dove vendevate dei pezzi d'arte. Io veramente non finivo più di ridere, cioè eravate perfetti. Perché eravamo io e Massimiliano Bruno lì. Sì. Beh, quello fu un momento altissimo, di tutto improvvisato, tra l'altro, Cioè fu una sì, cosa... Sì, si vedeva, insomma, vedeva. Infatti ci hanno pure aspettato fuori, perché comunque poi Massimiliano bisogna sempre tenerlo, insomma, col guinzaglio corto, perché poi parte... Ho visto, ogni volta che gli davi là, lui la prendeva subito e la trasformava in qualcosa di diverso, era veramente meraviglioso. Anzi, se potete recuperatela, perché è sempre su YouTube e si può guardare tranquillamente. Su YouTube c'è una mezz'oretta, in realtà dura... Sì, è vero, c'è un tagliaccio a un certo punto dove... Durò 2 ore e furono messi in mezzo anche gli artisti, capito? Cioè, questi poracci portavano delle opere e ce n'era anche per loro, quindi era bei tempi davvero. Ma anche questi sono bei tempi, perché no? Allora, prima del cinema, della televisione, è arrivato il teatro, e ti posso chiedere come mai, cioè come sei arrivato al teatro, qual è stata la tua prima esperienza e che tipo di esperienza è stata per te il teatro? Guarda, in realtà il teatro e il film di Piero Natoli sono avvenuti insieme, nel senso... Ah, insieme? Prima è venuto il film perché io stavo scrivendo con Vera Gemma, una delle figlie di Giuliano, uno spettacolo teatrale a due, dentro il quale più scrivevo e più, insomma, pensavo poi che l'avrei fatto io, ecco, non è che facevo l'attore di professione. Accompagnai Vera a parlare con Piero, perché lei avrebbe dovuto fare il film di Piero, e Piero mi vide e mi disse: ma scusa, ma vieni pure te, no, tanto noi ci divertiamo. Piero Natoli è stato un regista... Recuperatelo se potete, anche i suoi film sono tutti in pellicola, è difficilissimo ritrovarli, ma insomma è stato un regista unico, diciamo, nel panorama del cinema italiano degli anni 70, 80 e 90. Quindi per lui salire a bordo significava stare lì 2 o 3 settimane, girare come poteva. Quindi è nato tutto insieme. Prima ho fatto il film, il mio primo ciak in un lungometraggio è avvenuto davanti a un ospedale. L'ho preso come un buon auspicio, uscivo dall'ospedale, quindi come se poi il lavoro che faccio mi avesse poi aiutato in seguito a curarmi una serie di cose. E poi ho fatto lo spettacolo a settembre, il film era a giugno, quindi è stato tutto molto casuale, molto improvviso anche.
E infatti, grazie al teatro, hai conosciuto un personaggio a cui sei molto legato e con cui hai collaborato e che hai, diciamo, ringraziato più e più volte anche con fantastiche interpretazioni e letture, ovvero Mattia Torre. E mi puoi dire che cosa ricordi del vostro incontro? Ma guarda, con Mattia ci siamo conosciuti fuori a un teatro con l'idea di fare una cosa insieme e dopo qualche mese lui mi ha chiamato e mi ha mandato questo testo che aveva scritto che a me non piace. E quindi con grande difficoltà cercai di dirglielo, e dall'altra parte invece di trovare una persona comunque che voleva capire perché, insomma, eccetera, ho trovato uno che voleva litigare subito con me, quindi ho litigato immediatamente con Mattia, subito. Io non litigo mai, nel senso, sono uno abbastanza accomodante, il conflitto per me o è estremo oppure è meglio che non c'è, e ho trovato di là, cioè questa roba è come se avessi azzerato una serie di passaggi che un'amicizia può, perché siamo partiti dalla crisi, con una crisi, e quindi da lì poi l'amicizia con Mattia è stata sempre quasi, quasi eterna, nel senso è come se noi non avessimo chiaro quando ci siamo conosciuti e come, perché abbiamo cominciato il nostro rapporto discutendo animosamente, poi siamo andati anche avanti discutendo anche sullo spettacolo che poi abbiamo fatto, che io ho portato in scena tanto tempo e forse rifarò anche per il ventennale l'anno prossimo, nel 2025, se ancora siamo qui, perché comunque mi sembra giusto. Speriamo. Beh, tu sicuro, io non si sa mai. Madonna, sempre questo pessimismo tremendo. Non è pessimismo, si chiama carta di codice fiscale. Okay. Il codice fiscale, capisci? No, vabbè, comunque tanti sodalizi artistici iniziano con un conflitto. Viene in mente il primo, che è quello tra Sergio Leone e Robert De Niro, no? Che Robert De Niro si incazzò perché Sergio Leone gli pisciò sulla tazza del cesso e lui la prese molto molto male. Era al contrario, non ricordo. Comunque, e poi nacque quel bellissimo film che era C'era una volta in America. Quindi una Ma roba scusa, del genere. Si piscia sulla tazza. No, era chiusa, sopra, cioè, la sporcata. La tavoletta. Sì. Sopra la tazza. E con Mattia, per tornare a Torre, hai lavorato alla Linea Verticale, che è una delle serie italiane più commoventi e intense, insomma, degli ultimi anni. Però alla fine c'è un barlume, no? di speranza. Te prima mi hai detto vediamo ad arrivare al 2025. Quindi comunque un po' di speranza c'è sempre anche in te. C'è sempre. Ma c'è, anche... no, ma io dai, questo è pure un personaggio. Scherzo, certo. Quello che faccio, dai, su, voglio dire, poi per me sdrammatizzare e guardare prima il lato B delle cose è una forma di difesa, diciamo, dalla... Certo. Quindi adesso non è che lo devo svelare, le persone intelligenti ci arrivano, insomma, certo. scherzo, no, tu ci arrivi, sei intelligente, ci arrivi. Sì, sì, quindi, io mi ricordo che la Cabello è una trasmissione, mi pare una puntata di quelli che il calcio, inizialmente era rimasta un po' spiazzata dal tuo, che a un certo punto gli ha dovuto, ma sta scherzando, guarda che sta scherzando, che tipo la fa cantare la musica al karaoke, una roba bellissima. No, mi sa che era un programma suo, può darsi. Io mi ricordo che era quello... Era uno dei suoi programmi, tra l'altro erano pure molto divertenti i programmi di storia. Beh, comunque la Linea Verticale, più che un messaggio di speranza, credo che sia uno dei testi poi più sottili, più sofisticati nel racconto della malattia e dell'esperienza dell'ospedale soprattutto. E non lo dico perché Mattia non c'è più e comunque devo parlare bene di Mattia, ma comunque aveva una capacità di mettere in gioco il suo pensiero, il suo dinamismo intellettuale, perché poi Mattia era questo, era molto veloce, era uno molto come se veramente avesse fretta, incredibile sta cosa, cioè avesse fretta di esporre argomenti. Quando la Linea Verticale poi è diventata realtà, perché veniva da un'esperienza profondamente personale, lì credo che ci sia stata la sublimazione proprio della scrittura di Mattia e dell'esperienza personale. Tant'è che l'ultima frase della Linea Verticale è un passo alla volta, piano piano, un passo alla volta. Quindi c'è, più che una speranza, c'è una forma di legame con la vita. È una storia che parla dell'amore per la vita, che poi era quello che Mattia a tutti noi ci ha lasciato, ecco. E ci ha insegnato soprattutto. Anche è chiave secondo me anche il finale di Boris 4, che non mi aspettavo fosse così. A me mi ha devastato. Anche a me. Io non mi aspettavo una cosa così. La foto mi ha ammazzato proprio. Mm-hmm. Più che poi la linea narrativa di loro tre l'avevo afferrata e quindi mi aspettavo una chiusa, ma poi quando è arrivata quella fotografia, diciamo, ognuno ha fatto i conti con quella roba.
Sì, non mi aspettavo una svolta, ecco, così positiva, ecco, ottimista quasi. Bene, va bene così. E sempre per rimanere su Mattia, ma citando anche il gruppo di Boris, Verdusco, Ciarapico e ovviamente Torre, avete lavorato a Buttafuori, che ogni tanto riguardo l'intero, che era una chicca veramente del piccolo schermo e, come ha detto tra l'altro Giallini in un'intervista, era un progetto quasi suicida, perché uscì in estate, una roba del genere, comunque una roba... Sì, sì. Che, insomma, a Ferragosto, uscì a Ferragosto. A Ferragosto. E la motivazione fu, è buonissimo perché non c'è concorrenza. Tutti noi rispondemmo grazie, no, grazie al cazzo, certo. Certo, non c'è manco proprio l'energia elettrica, nessuno accende la televisione a Ferragosto, di venerdì sera alle 8:30. Quindi, però Buttafuori rimane uno dei miei più grandi rimpianti, perché è una cosa che vorrei fare tutti i giorni della mia vita, lo farei se fosse possibile. Purtroppo ci stanno una serie di cose che devono incastrarsi per fare una cosa del genere. Infatti ho apprezzato tantissimo Cattelan, che ha fatto quella specie di cameo, insomma, dove ci siete voi due che lo fermate per entrare nel suo stesso studio. L'ho apprezzato molto, perché rivedervi dopo anni nel ruolo dei Buttafuori, di Chunk, del tuo ruolo, è stato... Beh. Quella penso sia stata una delle cose più divertenti, quando lui arriva vestito in quel modo e io faccio a Giallini: che prendi? Mi dice un caffè, a me un ristretto, per favore. Cioè, penso che Buttafuori sia stata è l'occasione per poter parlare di tutto quello che succede quotidianamente in una maniera veramente unica. Tant'è che tutti noi, Giacomo, Luca, Mattia stesso, siamo pieni di appunti, di post-it, di cose bello da Buttafuori. Cioè, ci chiamiamo, diciamo, c'è una da Buttafuori, tipo è diciamo una delle tante, capito? Infatti in un'intervista alla Stampa hai detto una cosa che mi ha colpito, cioè che per scoprire Mattia, per scoprire che Mattia era nelle cose che scriveva, bisognava guardare Buttafuori. Ma in che senso? Beh, che comunque Buttafuori, cioè per loro che scrivevano, per noi che interpretavamo, e forse anche perché guardavano, nonostante poi il linguaggio fosse molto rigoroso, erano dei piani di sequenza, quindi c'era un codice molto difficile, no, per far arrivare le cose, però i tempi erano naturali, erano costruiti al montaggio, eccetera. Penso sia è una zona franca dell'intelletto dove si possono dire le peggio cose o le cose più interessanti del mondo nella maniera più originale possibile. Anche la scena in cui io e Marco siamo fermi e passa un cammello, lui mi fa: che era? Io faccio: un cammello. Lui fa: ah, no. Tu dici: che cazzo vuol dire? Per me vuol dire niente, ma quindi vuol dire tantissime cose, e comunque vuol dire che Buttafuori era, cioè, Udine è il futuro, la frase del capo, Udine è il futuro, non lo so, adesso potremmo anche essere tutti vittime di un'ipnosi collettiva. No, io sono d'accordissimo con te. Perché tu sei un matto come noi, probabilmente, però sai, cioè, avevamo questa... ogni cosa raccontata e toccata da Buttafuori aveva un'importanza. No, ma io spero che un giorno riusciremo. Speriamo a farne una nuova, magari sarebbe per dire. Ma io mi morirei, guarda, morirei. Anche no, perché poi io e Giallini ormai siamo vecchi, quindi sai, anche fare due Buttafuori ormai anziani con queste nuove leve, insomma, sarebbe molto figo, molto figo. Infatti, non siamo pazzi, anche perché quando racconto Buttafuori cito sempre la mia preferita, che è quella dei chili di carne, no? Quante mucche ti sarei mangiato, quella roba lì, quando racconto non fa ridere nessuno, però se la guardi fa ridere, i tempi comici, voi, tutto il surreale della situazione. Anche il valore dell'oroscopo nell'Africa nera, no? Sì, secondo te in Congo, capisci, cioè, l'applicazione dell'oroscopo alle società civili, tante ce ne stanno di belle cose. A voglia. Comunque anche questa è tutta disponibile su YouTube, quindi se volete recuperare, ragazzi, fatelo. Ecco, parliamo di un altro grande autore che ha incontrato nella tua carriera e ne sei diventato un baluardo praticamente, che è Claudio Caligari. Hai lavorato all'Odore della Notte nel 98 e poi come produttore a Non essere cattivo. Ecco, io... diciamo che un po' tutti hanno, i fan del cinema, i fan di Caligari, hanno seguito l'epopea, no, per la produzione di questo film, la lettera Scorsese, le interviste, i contributi. Ci puoi parlare un po' del vostro rapporto e soprattutto ci puoi raccontare questa sfida, avventura proprio, che è stata Non essere cattivo? Guarda, avventura non la chiamerei avventura. Ok. Nonostante poi questo è un termine che fa parte di ogni esperienza cinematografica che facciamo, perché poi sono dei viaggi che fa insieme a tante persone a cui ti leghi tantissimo, no? Poi magari dopo 3 anni di incontri, insomma,
ogni film è come se fosse veramente un'avventura. Questa io è stata più una missione, diciamo, da parte di tutti, anche di Claudio stesso, perché poi c'aveva la morte alle calcagna, quindi nonostante questo è riuscito a portare a casa il film, a fare il primo montaggio. Insomma, la grande lezione è stata quella di quanto una passione, una spinta come quella che aveva lui nei confronti del cinema gli abbia allungato la vita. Pare una cazzata, ma è proprio così. Claudio a novembre, noi abbiamo cominciato a girare a febbraio, a novembre ci hanno detto che non c'era niente da fare per lui. E allora ci siamo mossi, io ho scritto questa lettera che non è servita perché, cioè è servita tantissimo, ma da noi, perché di là non è che c'è stato un intervento divino di Martino, però qua poi si sono mosse cose, in 2 mesi abbiamo messo in piedi un film senza soldi, solo con i soldi parlati che sarebbero arrivati. Ci siamo messi a lavorare e Claudio se n'è andato a maggio, quindi poi ha finito, ha girato, insomma. E poi abbiamo visto Luca e Alessandro consolidare un lavoro che avevano cominciato da poco a fare, anche se Luca aveva fatto già qualcosa di importante. Quindi è un insieme di cose che ci hanno unito tantissimo, esperienze irripetibili, purtroppo, e anche per fortuna, perché ecco, non bisogna averci sempre quell'incubo vicino che è, no, la fine della vita di una persona che nonostante questo comunque porta a casa il lavoro. Ecco, sarebbe bello avere la stessa soddisfazione per un qualcosa che poi si conclude anche meglio di come si è concluso. Avrei citato Luca Marinelli e Borghi, e tra l'altro Alessandro qualche tempo fa mi ha parlato del vostro viaggio a Los Angeles per il tour per gli Oscar, Sì. però non ci ha detto molto, insomma, com'è Perché andata. lui era giovane e bello, lo è ancora. Io ero distrutto da un viaggio così lungo e così inutile, perché poi lo ritenevo inutile, però mi sono divertito molto a vedere quanto lì il cinema, è tutto molto fuori, capito? Quindi è tutto molto più leggero. Magari questo comporta anche una superficialità di un certo tipo di cinema, eccetera, che però è intrattenimento. Cioè, ho imparato che intrattenimento non è una parola brutta e sbagliata, capito? Perché quasi sempre poi deve far scopa con l'emozione, perché il cinema è solo quello, 2 ore della tua vita in cui provi delle emozioni davanti a qualcosa. Però lì è tutto di carta, capito? I teatri, l'Egyptian Theater, capito? È tutto di cartone. E questa roba mi ha dato un sacco di sicurezza in quello che facciamo noi, però mi ha insegnato anche che poi si può anche vivere questo mestiere con quel tipo, cioè sono solo film, ecco. Poi loro sono molto più spietati sulle occasioni, sulle opportunità che hanno gli attori, poi magari ne sbagliano tre, non lavorano più, cioè è tutto molto bilanciato con l'industria che hanno. Però poi Los Angeles, io quando sono atterrato, mi hanno portato con jet lag all'albergo, mi sembrava di stare a casa al Palocco. E io dissi: scusate, ma noi siamo fatti 15 ore d'aereo per arrivare a casa. Era casa al Palocco, tutte ville, cioè, quindi è stato. Però sono stati 10 giorni incredibili, diciamo. Anche solo sognare di essere lì col film di Claudio, insomma, è sembrata una cosa molto triste da non poter condividere con lui, però anche lì eravamo in missione per conto di Claudio, cioè comunque stavamo proprio col vessillo e stavamo lì per lui, soprattutto. Comunque, magari è una cazzata, però sembri un po' destinato alla divulgazione anche delle gesta, come produttore in questo caso, delle gesta di grandi registi, anche però attraverso delle performance attoriali. Mi viene in mente ovviamente Tutti giù per terra, e ecco, quella è stata veramente una roba molto figa, perché comunque hai interpretato un personaggio di un film che parla ovviamente di un regista che meritava quello spazio. Ci puoi raccontare di quell'esperienza? Perché non tutti se lo ricordano, film degli anni 90, quindi insomma. Quello è un film tratto da un libro di grande successo degli anni 90, dove io feci il provino per sbaglio perché cercavano uno di Torino. Sì, prima era di Samuele Bersani la parte, no? Doveva andare a lui, mi pare. Non lo so, comunque mi mandarono lì e quando il regista mi vide mi disse: scusa, ma tu sei di Roma? Ma io ho detto: guarda, scusa te, io non so niente, mi hanno mandato qua. E lui mi ha detto: guarda, queste sono le battute, fa una cosa, torna alle 4 e le facciamo. Sei venuto? Ho detto: vabbè, va. Io quindi esco, mi incazzo, chiamo, dico: ma dove mandate? Ma perché ste figure? Poi sono tornato, ho fatto il provino, ci siamo divertiti molto e lì abbiamo poi piano piano, non dico giustificata la mia provenienza, un po' ci abbiamo provato, però insomma è stato un film
che ancora oggi anche gente molto giovane me ne parla, io rimango basito. Sono, guarda, 97, l'altro anno erano 25 anni Ah sì. che Davide Ferrario, che ancora sento e ancora stimo e a cui voglio molto bene, ancora l'altro anno hanno fatto un evento a Torino. Ma io parlo spesso con ragazzi giovani che studiano cinema, e le tue scene cult, i tuoi film cult vengono sempre citati. Ora, Tutti giù per terra non spesso mi piace, però ne parlo perché mi è piaciuto parecchio, e conoscevo quella storia, quindi è stato anche interessante. Però anche L'odore della notte, ci sono delle scene che vengono citate costantemente. Lì eri veramente un ragazzino. Lì ancora con Claudio noi abbiamo sempre discusso fino all'ultimo giorno della sua vita, della voce off dell'Odore della Notte, no? Che io non volevo fare Già. perché gli dicevo che era letteraria, che erano pezzi di libro. E ultimamente cominciava a darmi ragione, ultimamente. Qui almeno 15 anni gli dicevo sta cazzo di voce off, sta cazzo di voce off, anche perché io non sono capace, capito? Ero pure poco. Beh, tipica del noir, però è molto Beh, classica. chiaro, infatti lui mi rispondeva così, come quando ti diceva i primi piani si fanno con l'obiettivo largo. E io facevo, ma perché? Cinema classico. Punto. Cioè, gli insegnamenti di Caligari erano questi. E poi ci sono spesso anche basette, anch'io, boh, cioè, mi ha stupito parecchio vederti nelle vesti di Lupin, e anche di vedere gli altri attori in quelle vesti, perché è stato veramente un... Loro sono quasi più perfetti di me, cioè, nel senso sì. Però tutti meravigliosi lì, al massimo. Ma lì già si capiva che Gabriele sarebbe diventato un regista, diciamo, abbastanza unico, no? Perché uno che si cimenta con un immaginario così importante, così presente, e lo adatta, e lo trasforma, e lo porta nella sua quotidianità, che è quella di Rapinatore, ci mette il genere pure dentro, insomma, si capiva che sarebbe diventato uno che avrebbe fatto film particolari per il nostro cinema, soprattutto. L'ha fatti poi, effettivamente, ne ha fatti tanti e di belli, e speriamo che continui a farli. Io poi l'ho conosciuto, ci ho parlato più volte e sembra veramente in gamba, poi pane pane, vino al vino, quindi apprezzo molto la gente che è così schietta e diretta col cinema, e che soprattutto parla anche di soldi in interviste pubbliche in maniera molto schietta, evidenziando il fatto che senza soldi le cose non si fanno Anche lì un grazie al cazzo ci sta bene, insomma, no? Certo, Soprattutto, però non si sì. capisce questa cosa, non c'è verso di... Ancora dice sto cercando mezzo milione per fare il film, mezzo milione, incredibile cifra, quando in realtà, insomma, è di base, ci dovrebbe essere una roba del genere per poter muovere tutto. Vabbè, comunque, pace. Ecco, invece parliamo del 2005, dove hai fatto il tuo esordio come regista con un cortometraggio, che è 3,87, l'ho già citato prima, e parlava di morti bianche. Poi sei tornato dietro la macchina presa solo nel 2018, però. Perché così tanto tempo per l'arrivo sul grande schermo? Ma perché in realtà la storia che poi ho raccontato ce l'avevo in mente da molto prima, però anche quello per me è stato un inizio, è l'inizio di un nuovo lavoro quello là, l'ho vissuto così e lo continuo a vivere così anche per l'idea che ho di farne un altro, quindi è un altro lavoro, quindi in 15 anni, in 13 anni ho fatto tanto altro, ho fatto il mio primo lavoro e poi ho trovato il tempo e l'ispirazione, le persone giuste anche con cui condividere e portare avanti quella storia che avevo in mente da un po', che poi è diventata sicuramente molto altro da quello che pensavo io. Quindi ci vuole tempo, per fare un film ci vuole tempo, secondo me. Almeno a me mi serve tempo, come dire, anche adesso che stiamo scrivendo, stiamo chiudendo la seconda stesura, è stato un parto, veramente, è veramente difficile. E questo penso tanto a Mattia che diceva che scrivere per lui era la parte più difficile del suo lavoro, perché significava stabilire un pensiero, affermarlo e costruirci intorno anche qualcosa che poi potesse durare un'ora, 1 ora e 10 per un monologo, per uno spettacolo e arrivare al pubblico. E ha ragione, aveva ragione. Io poi, so, essendo un collezionista di fumetti, ti ho sempre ammirato, perché forse involontariamente, ma forse anche no, sei sempre stato un personaggio legato alle trasposizioni del mondo a fumetti, anche di recentissimo. Per esempio, hai rappresentato questo punto di contatto, no? C'è stata la profezia dell'armadillo, hai scritto prima il film, dovevi essere neanche regista, poi La terra dei figli con Gibi, poi Strappare lungo ai bordi, e poi dove doppi l'armadillo, e poi il film di Diabolik con i manetti. Tu sei un appassionato però effettivamente dei fumetti? Lo sono, nel senso ho imparato tardi a leggerli,
e a scoprire anche quanto siano potenti le graphic novel, un certo tipo di disegnatori, illustratori, insomma, l'ho imparato tardi. Gipi rimane, credo, uno dei più profondi, tant'è che La Terra dei Figli era un libro meraviglioso, insomma, Gipi è letteratura. So di offenderlo dicendo questo, ma Sì. però insomma, lo considero tale, ecco, leggere mentre Zero ci stanno tante altre cose, no, che mi coinvolgono, mi ricorda tantissimo una serie di ricerche che io facevo all'età sua, però poi è uno lui che si rivolge molto alla mia generazione, insomma, questo per citare i due che mi hanno visto coinvolti, però io leggo tantissimo. Diabolik non ero un fan, non lo sono mai stato, ma l'ho sempre avuto. Infatti in questi anni in cui raccontiamo i film e fanno sta domanda, ma tu leggevi Diabolik? Guarda, per me Diabolik è un accessorio, cioè come il coltello per pane, Sì, c'è cioè in certo. tutte le case, E capito? Tex anche. Sì, ex meno devo dire, però io per esempio De Bonelli sono stato un nataneveriano Ah, non di l'avrei mai detto. brutto, manco Non io. l'avrei... Io stavo più indirizzato su Dylan Dog, capito? Sì, che leggevo, però poi quando uscì Nathan Never mi ricordo che ci andai in fissa. Questo per il fumetto, diciamo, quello da consumo, quello proprio così. Poi le grafiche sono diventate proprio. Io ho una libreria che ho più grafiche che libri. Capisco la situazione. Sì, vedo anche il tuo sfondo, vedo lì Sì, poi che c'ho a cosa. casa, questo è lo studio, poi c'ho a casa un altro botto di roba, a casa dei miei un altro botto di roba, ho sempre letto fumetti. Ma tu Io quanti sono anni c'hai, scusa, Dario? 33 a agosto. Un pischello. Insomma, dai, Insomma. diciamo così, diciamo, dai. Sì, vivono tutti così. Comunque, rimanendo sempre sui fumetti, c'è stato un bellissimo intervento che ha fatto su Zero Calcare a Domani, e cito testualmente perché è una frase abbastanza lunga. Quello che ci accomuna è il fare un mestiere che serve a entrambi non solo per campare, ma anche per riempire, incanalare ciò che siamo senza perdere di vista la vita e le sue dinamiche, i propri interessi, lo stare al mondo in maniera critica, inquieta e turbolenta. Ti Sì, chiedo, mi è venuta molto bene. Credo mi abbia aiutato anche il giornalista, che tra l'altro è un amico mio, a formulare, però insomma dice tutto praticamente. Ecco, sì. Io sto cercando la pace, diciamo, il matto Ancora? invece no, Ok. no, no, ancora, cioè, sto cercando di usare la turbolenza, diciamo, con un po' più come dire, di equilibrio, diciamo, mentre il matto è ancora coinvolto, lo sarà sempre, lui sta dentro un vortice. Scusa, ti ho interrotto, c'è una No, domanda, ma in chiedo realtà questo. trasversalmente mi hai risposto. Ti volevo chiedere se è facile effettivamente tenere sempre presenti questi elementi oppure se è una sorta di Guarda, sfida continua, ecco. no, no, nessuno. Allora, io parlo per me, ma penso che posso parlare anche per lui. Non siamo persone che fanno difficoltà a stare a stare coi piedi per terra, anzi, è proprio la normalità anche di fronte a dei successi. Io poi non è che, diciamo, ho raggiunto chissà che, ma Michele è stato uno che ha quasi sovvertito una certa logica di mercato del fumetto, cioè uno che ha cambiato le cose. Verissimo. E quindi potrebbe camminare come un palloncino, no, a 50 metri. Penso che tenere i piedi per terra sia l'unica condizione per cui quelli come noi possono continuare a fare quello che facciamo. Quando l'ho conosciuto e intervistato anche, l'ho sempre visto così, cioè una persona che ha cambiato veramente il modo di anche concepire nel libreria il fumetto, cioè ormai c'è una sezione di fumetti Esatto. solo per lui, no? Così vendiamo Zero Calcare e poi se la gente butta un occhio anche sul resto si vende anche il resto, no? Eppure è sempre, sempre cauto, sempre con Sì, i piedi per lui esaspera pure, secondo me, terra. sta aspetto. A No, voglia! voglio, lo esaspera perché ci crede veramente, non è una facciata, Certo, capito? sì. Però credo che anche la creatività e l'aspetto artistico di uno come lui, più che di uno come me, dipende da questo, cioè dall'attaccamento alla realtà, capito? Anche perché poi lui parla della realtà, lo fa con un codice e con un linguaggio tutto suo, personale, unico. Però se lui non vive la realtà non può raccontare, eppure io sono così, non è che Certo, io, certo, quando certo. interpreto i personaggi, io interpreto le persone, capito? Non è che vado dentro a. Allora, com'è un avvocato? Che cazzo ne so? Preferisco pensare a una persona che conosco e lo metto dentro un abito di un avvocato, per dire. Chiaro, chiaro. E poi hai detto, sempre rimanendo su Zero Calcare, un'altra cosa che vi accomuna è il senso di colpa. Che vuol dire? In che senso? Ma quello comunque di pensare che poi alla fine
fino a qua ci ha detto molto bene, ecco, cioè, campiamo col lavoro che facciamo, che ci piace, che non è un lavoro, ma l'unico sforzo appunto è quello di pensare o, per carità, c'è anche dei lati pesanti, il mio lavoro, il suo penso ancora di meno. E quindi siamo comunque dei privilegiati, un po' di senso di colpa ce l'hai nei Ma confronti tipo sindrome di... dell'impostore, eh? O No, 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 quello no, però magari ok. capito, noi che ci reputiamo persone che vengono dalla strada, che non hanno mai perso lo sguardo per strada o le cose eccetera, magari un'evoluzione di classe, un mestiere e che ne so, i soldi che guadagni, le possibilità che hai ti impone di fare o comunque ti permette di fare, ti fa sentire un po', no? Anche se secondo me poi la classe la determina lo sguardo sulle cose e non le possibilità che hai. Rimani una Bellissimo, persona, sì, sono credo, d'accordo. poi non lo Sì, so, poi. sono d'accordissimo con te. E, ecco, voltiamo completamente pagina e parliamo di Siccità, che è il nuovo film di Paolo Virzì. E te interpreti un uomo tormentato, soprattutto dal passato, il passato politico del suo paese e poi del suo rapporto con la figlia, che è questa giovane forte, piena di speranza. E grazie al rapporto con la figlia trova uno slancio effettivamente verso la vita. Anche tu sei così? Cioè, hai poca fiducia nella società e hai poca fiducia magari nelle persone oppure no? No, io no, anzi, cioè nella società non è che ci vuole fiducia, ci vuole averci gli occhi aperti e capire dove siamo e quello che succede. Poi ci sono delle cose che sono successe recentemente che hanno la potenza della pandemia, non è stata sicuramente i numeri morti, il sistema che è zoppato e quindi una serie di criticità che sono venute fuori, ma la cosa che ha ammazzato le persone secondo me è stata l'incredulità di fronte a una cosa del genere. Quindi dopo la pandemia tutto è possibile, anche adesso che si teme la guerra nucleare, no? Io fosse successo 10 anni fa, a me la storia mi piace, l'ho sempre studiata, quindi le cose le guardo, cerco di guardarle anche con, no? Col bagaglio che ho e con la mia capoccia invece che farmi terrorizzare dai titoli dei giornali online, eccetera. Oggi la guerra nucleare è possibile non solo perché siamo arrivati a tanto così, ma anche perché c'è stata la pandemia. Dopo la pandemia tutto è possibile, può succedere tutto. Quindi la grande fragilità che ti ha lasciato un momento storico come quello, secondo me, viene proprio da lì. E in Siccità, per carità, stiamo parlando di una commedia, di un film di Paolo, dove io poi mi diverto da morire perché lui mi permette di divertirmi e si diverte insieme a me, quindi un personaggio assolutamente sopra le righe, ma anche Certo. molto umano, molto, mi sono divertito moltissimo a fare. E a proposito di rapporti coi figli, parliamo proprio di figli, dove hai dato la voce anche all'articolo che Mattia Torri aveva scritto per Il Foglio, che è diventato un monologo in TV, e poi il punto di partenza per la sceneggiatura del film omonimo. E te che figlio sei stato? E soprattutto che genitore sei diventato? Ma intanto io credo adesso lo dico, non adesso questa psicoterapia da 4 euro, però io ho smesso di essere figlio nel momento in cui sono diventato padre, che è una cosa che non sempre succede, o a volte succede prima, che è meglio, nel senso prima diventi, no, prima smetti di essere figlio e poi diventi padre. Io, ma ha coinciso un po' tutto, diciamo, per una serie di eventi e di storie che ognuno di noi ha, no? Diciamo, non che essere figlio significa chiamare mamma tutti i giorni. Proprio uno stare dentro alla vita, no? In un certo modo. Io sicuramente sono uno che è andato a vivere da solo molto, molto giovane, quindi mi sono affrancato praticamente molto presto. Però secondo me, diventando padre, ho affrontato un sacco di domande tipo la tua: che figlio sono stato, se sono stato felice, se, insomma, diventare padre a 38 anni, poi a 50 è diverso sicuramente, ma a 38 anni è stato, cioè se penso a quello che ero prima di diventare padre non ci posso credere. Tant'è che il mio primo film da regista l'ho fatto dopo essere diventato padre, come se avessi avuto poi la lucidità o comunque anche magari la scarsa lucidità per affidarmi e ricominciare un mestiere e esprimermi, cioè come se io sono stato attore fino a un certo punto. Perché mi serviva esserlo, dopo ho cominciato ad essere regista di una storia, vuol dire concepirla, vuol dire prendere una posizione diversa e non essere strumento e basta. Che Certo, è un po' certo. come essere figlio e essere padre, essere attore e essere regista, un po'. Beh, non ci avevo mai pensato, effettivamente, sì, però Beh, è molti così. attori dicono che ogni Certo. regista ha trovato un padre, ogni regista per me è un padre, capito? Adesso questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso, non è che ci sto proprio a lavorare da anni su questa roba, ecco.
Sì, ti è venuta così, naturale, chiaramente. No, ragionando con te, Sì, mi viene. certo. No, ma infatti io sono abbastanza d'accordo anche su questo. E poi un'altra cosa che ho sempre stimato di te è il fatto che ti piace moltissimo lavorare e continui anche a cercarli, tra l'altro, dei nuovi registi, cioè giovani che hanno buone idee. Tra l'altro hai detto in un'intervista, mi ricordo, che te non riesci a dire di no ai giovani che ti propongono sempre una parte in un cortometraggio, proprio No, ma perché... questa è roba vecchia, mo comincio a dire no. Ora dice, No, ok. mo gli dico proprio non ti avvicinare, non ti devi avvicinare con un copione in mano, anche perché poi quando ti danno un copione lo devi leggere per rispetto e quando non c'hai tempo gli dici non me lo dare perché non ce la faccio a leggere. Oppure me lo dai, ma ti dico lo leggo quando c'ho tempo, per favore. Beh, comunque genuinità dei primi film e dell'approccio dei registi alle loro prime, ai loro primi lavori, anche se questo tipo di genuinità io in Bellocchio l'ho ritrovata e non è certo regista di primo pelo, quindi bisogna avere proprio quella curiosità e quella voglia di fare cinema in un certo modo, ecco. Magari arrivano opere prime dei registi vecchissimi, pieni di prosopopea, capito? No, infatti no, mi sembrava che fosse un po' per quello, cioè per trovare un po' di energia, di linfa vitale, no? Nel tuo lavoro. Allora, cerchi di sperimentare con dei registi esordienti che magari ti danno lo Il stimolo in regista più. esordiente con cui mi piace tanto, diciamo, sperimentare sono io. Io nel mio primo film non ho fatto l'attore perché volevo capire, cioè perché sapevo che poteva essere, no, molto un mestiere nuovo, quindi che dovevo essere libero da una delle cose. Però mi piacerebbe poi alla fine, che ne so, forse scrivere per poi interpretare, non lo so, può anche succedere. Te l'auguriamo se ti andrà, staremo a guardare. E invece che rapporto hai con i social? Perché ho visto che sei più o meno attivo su Twitter e pubblichi pochissimo su Instagram. Ti interessi No, al io tuo su Instagram pubblico? non ci sono. Ah, non ci sei proprio? No. Allora mi sa che è un Beh, account fan, probabilmente. sicuramente. Su Twitter io parlo poco di lavoro, però mi diverto un sacco a cazzarare anche con una comunità di persone che... È tornato. Stavo dicendo appunto, quindi lo uso più per cazzarare e per leggere anche. Però ho incontrato pure persone con cui poi sono diventato amico da sola. Quindi. Però il social... In sé non lo condanno, riesco anche a capire poi quando poi magari qualcuno ti viene addosso sui social anche in maniera gratuita o qualcuno si mette di punta, eccetera, no? Secondo me i social mettono alla prova i sentimenti più basici del nostro animo umano, tra cui pure, capito, essere permalosi, essere aggressivi, ma non perché sono uno schermo e quindi ti senti libero, anzi io mi faccio sempre i problemi anche a difendermi da qualcosa, tant'è che ignoro sempre tutto, però insomma anche quando rileggo i primi tweet mi vergogno come se ricordassi, che ne so, quando ho battuto i pezzi una pischella a 13 anni e quella mi ha dato buca, capito? È lo stesso tipo di mortificazione, quindi sicuramente sono uno specchio della nostra anima, però l'importante è averci la lucidità di capire che non è la realtà, poi molto spesso. Cioè, non è che se cinque persone ti odiano su Twitter, ti odiano pure in mezzo alla strada al semaforo, Chiaro. non è che sono quelle le cinque persone, capito? E ora vorrei parlare del film con cui sei al cinema in questi giorni, dal 26 gennaio, con Il primo giorno della mia vita, che è il nuovo film di Paolo Genovese. E ci hai già lavorato, Nessun messaggio in segreteria, Perfetti sconosciuti e The Place. Ti volevo chiedere che film è questo, perché sembra che si ritorni... Beh, è un po' una domanda difficile questa, lo sai, parlare di questo film è complicatissimo, devo Ah, dire. ok. Beh, curioso. Che No, sembra ritornare un po' a quell'atmosfera intima, no? insomma, qua ci sono dei temi molto forti, tant'è che è un film che stiamo dicendo in questi giorni quando ci troviamo insieme a parlarne col pubblico, come se Paolo mi avesse chiamato apposta a me, perché c'è sempre bisogno di uno che gli rompe i coglioni. E l'unico che gli rompe i coglioni nei suoi film sono sempre io. Perché non perché io sia un rompicoglioni, ma perché lui scrive molto e io voglio levare molto, no? Nel senso, io dico, poi mi fido di lui si fida di me. Quindi è una sorta di, che ne so, penso a un allenatore che ha bisogno di un giocatore in mezzo al campo che magari ha dei grossi limiti rispetto a delle cose, però gli dà sicurezza in una zona del campo, capito? È come se ci fosse questo scambio qua. Sì. Qui il tema è talmente delicato che ogni presa di posizione, ogni moralismo, suggerimento per il pubblico
è sbagliato perché è un tema così unico e così personale, perché poi si parla della fine della vita, di uno che sceglie, di gente che vuole sceglie, che sceglie di smettere di vivere. Quindi già questo, quando me l'ha proposto, ho detto, perché? No? Dice, perché secondo me qua dentro c'è anche la possibilità di veicolare speranza. Io ho detto, ma la speranza la gente la deve trovare. Insomma, abbiamo dibattuto tantissimo. Poi alla fine il mio personaggio è il peggiore di tutti, nel senso è quello che ha proprio in sé, porta il principio attivo della sofferenza, quella senza motivo, senza spiegazione, senza. Quindi puoi immaginare che cazzo di viaggio è stato e ho potuto farlo soltanto entrando e uscendo con grande, non voglio dire superficialità, però insomma non mi sono neanche schermato tanto, perché poi il nostro mestiere è questo, è fare finta molto seriamente. Qui è stato molto difficile, non so se ci siamo riusciti completamente. Però insomma, sono andato alla fine di una proiezione, cosa che non va fatta mai, e la gente dava delle letture del film molto diverse tra di loro, che è quello che deve fare un film. C'era anche una persona che mi ha detto: me lo spieghi per favore questo film? Io ho detto: guarda, che ti spiego? Voglio che mi spieghi il film. Ho detto: non posso spiegarti il film, io ti posso spiegare come ho lavorato sulle cose, eccetera. Poi piano piano. E alla fine ho detto: no, non te lo posso spiegare perché io ancora non l'ho visto. E lì mi sono salvato, diciamo. Perché lui si è liberato, si è alleggerito, diciamo. Però è vero che la versione finale non l'ho ancora vista, devo andare al cinema a vedere. Ok. Però non so se ti ho toccato una pippa, ma insomma non è No, ma veramente che facile. pippa, ma va, figurati, anzi, Sì, molto queste si chiamano interessante. pippe, mi immagino. E allora ti faccio una domanda, dato che hai parlato del tuo mestiere, è bellissima la definizione che gli hai dato prima. Te la volevo fare all'inizio, ma me la lascio come ultima domanda. Cioè, perché hai deciso di fare l'attore? Perché ami fare questo lavoro? È molto facile rispondere a questa domanda. Io non l'ho deciso, ci ho proprio sbattuto in questo lavoro. Però invece che dopo che sbatti da una parte, te ne vai dall'altra, sono rimasto lì, diciamo. E quindi ho cominciato a vedere che c'era dietro questa porta. E guarda, ho capito il motivo per cui ho fatto l'attore quando ho fatto il mio film da regista. Ok. È come se mi avesse aiutato tantissimo a incanalare un'inquietudine profonda, che non vuol dire oscurità, depressione, inquietudine proprio di base, che può essere, cioè un'ansia di vivere, che può essere anche trasformata in curiosità. Insomma, è come se sono stato fortunato per questo. C'è chi non c'ha una cassettiera dove mettere la roba, capito? E questo lavoro per me lo è stato. E mi ha riempito tanti buchi, tanti vuoti, e mi ha fatto anche divertire, perché credo che io l'approccio che ci ho avuto a questo mestiere non è stato un approccio fatto di ambizione, voglia di arrivare da qualche parte, ma è stato un approccio quasi, non dico terapeutico perché l'ho capito dopo, molto dopo, ma è stato un approccio così. Faccio solo l'attore, ecco, non è che, anzi, ero pieno e lo sono ancora quando capita, pieno di pudore rispetto al mestiere che faccio. Pensa che tanti anni fa una frase che dicevo per strada, mio figlio mi prende in giro quello grande, mi dice sempre le stesse cose alla Quanti gente. anni ha? 13. Io ho detto: amore, dico le stesse cose perché mi dicono alcuni molte le stesse cose, rispondo, che devo, il cavallo di battaglia è ti stimo tantissimo, e tu rispondi mi dispiace per te. Insomma, mi dice tutte queste cose così. E una frase che dissi una volta, tanti anni fa, è: guarda, veramente hai fatto un film bellissimo, grazie, grazie, grazie. E tu, tranquillo, faccio solo attore, mica invento i vaccini, no? Che per me era la cosa, diciamo, no? Cioè, per dare l'idea di quanto un medico fosse più importante l'attore. Invece poi alla fine bisogna pure vedere le cose piccole, magari 2 ore per qualcuno a volte sono preziose, e se gliele fai passare dentro un film bello che non gli suggerisce un pensiero, ma gli stimola magari una scelta. Certo è che arrivo, arrivo, arrivo. Certo è che i film non cambiano la vita, però sicuramente
però possono allargare la strada, questo sì, però poi la devi fare da solo, pure questo No, film è su questo. certo. Però ci sono dei film, secondo me, che ti cambiano la vita, perché Beh, sono... no, io sono d'accordo, però non lo posso dire io perché faccio i film, poi sicuramente i film che faccio io la vita non la cambiano, però Beh, insomma, Valeria ha fatto dei film dai, veramente importanti per tante sì, persone. vabbè, Cioè, sì. io dal noir italiano sono partito da L'ore della notte, eh. Io non ero partito dal classico. Ah, questo è il noir. Ok, allora andiamo a ritroso e vediamo cosa. Quindi, e poi da cosa nasce cosa? Apprezzi il cinema, apprezzi la visione artistica di un regista, l'interpretazione di un Sì, attore, e certo. poi impari proprio a vedere le cose in maniera completamente diversa. Io sono arrivato prima all'Ore della notte che a Taxi Driver, per farti capire. Eppure. Capisco, le vibes Avrebbe sono quelle. facile, sarebbe fatto piacere al maestro sta cosa, Eh vediamo. sì. Poi c'è. Vabbè, tu comunque non sei normale, questo si capisce chiaramente dallo studio che non è che sei una persona normale, catalogabile, no, credo, mi sembri, Ma per perché quello che ti ho dici? conosciuto. Perché dici? No, mi sembri uno bello curioso, cioè uno che sta sul pezzo, cioè, capito, sei, sembri molto curioso, come una scimmia. Anche il mio logo è una Bravo. scimmia, quindi ci sta Sì, perfettamente. Sì, il mio logo è vedi, una scimmia. allora. È tutto, eh sì, sono così, sì. Tocchicchio, sollevo e sollevo polveroni, faccio così. Bravo, bravo, Grazie fai mille, Valerio, è stato bellissimo. Ti lascio andare a cena, se non hai bene. ancora No, a cena cenato. non lo so, devo andare a dormire, addormentare quello che Ah, reclamava. ok, Oh, si ti, lo grazie Dario, sentivo. grazie a tutti. Ma grazie a te, Divertitevi. ma grazie a te. Ci Ciao. vediamo alla prossima. Dai, ciao, ciao, Ciao. Ciao. ciao, ciao.